artisti del calibro di Enrico Intra e Achille Succi, il giovane gruppo torinese di Ivan Bertel, Meredith Quartet e la musica di Thelonious Monk, tutti insieme al Teatro Parenti di Milano per una grande serata di jazz e beneficenza a favore dell'ospedale pediatrico di riabilitazione Aline di Gerusalemme. Nevica, fa freddo, ma una serata di buon jazz non si rinuncia, soprattutto se poi il fine è nobile. No, non si rinuncia per il fine, per la musica che contiamo di ascoltare, considerato che veniamo da Torino dopo una giornata di lavoro intensa e non ci siamo fatti fermare. Ma sono qui per questa iniziativa che mi sembra molto molto importante di questo ospedale a Gerusalemme, quindi è valsa la pena anche il viaggio da Torino sotto la neve. Intanto il progetto, questo Aline Io Sono Stato, è un progetto eccezionale, è un ospedale per bambini, per gente che ha avuto cancro, ustioni, aperto a tutti, ebrei, arabi, musulmani, tutti, e l'ho visto personalmente. Poi lo spettacolo mi sembra molto carino, musica, penso, balletto e niente, quindi io ho preso il mio taxi e sono venuto qua. Allarga ancora! Sono noi, facciamo un concerto di 20 minuti mentre la gente è. Questa serata unisce tante cose, unisce musica jazz, unisce arte, unisce la danza. Come avete fatto a creare un'armonia, a trovare appunto un'armonia così perfetta con tanti elementi così diversi e importanti? E l'idea di fondo era riuscirci, non tanto esserci riusciti ma riuscirci, partire da un panorama il più largo possibile e continuare ad aggiungere interazioni con arti diverse contemporaneamente legate dal gesto, dal segno e dall'improvvisazione. Lei stasera sa di cosa parlerà con noi? No, ma lo capirò subito. Devo dirglielo io. Sì, mi dica lei. E riuscire a fare qualcosa che è infattibile. E l'unico modo per riuscire a fare qualcosa che è infattibile è essere insieme. Tanti e diversi, ognuno con le sue competenze. Ho pensato a quanti fisioterapisti, medici, a quante persone dell'amministrazione, quante persone in questi mesi mi hanno scritto, con i quali ho parlato, quante persone qui sono andate in ospedale, hanno visto come vengono curati i bambini. Stasera rappresentiamo diverse forme d'arte. Lo sviluppo è lo stesso, quindi è l'evoluzione dell'arte, quindi della pittura, della danza, della musica, e spesso noi speriamo che anche la società possa avere questa evoluzione, ahimè alle volte no. Noi diciamo che l'arte è sempre avanti di un mezzo secolo.